Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Cristiano Ronaldo, nonostante guadagni 200 milioni di euro a stagione, ha fatto causa alla Juventus per 19 milioni di euro. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Il ricorso è stato presentato al collegio arbitrale, che dirime qualsiasi controversia fra i giocatori e i club. La questione è legata alla manovra stipendi del 2020, quando i giocatori bianconeri rinunciarono a 4 mensilità, con la possibilità di recuperarne 3 in seguito. La Juventus ha rispettato l'accordo con i giocatori, ma Ronaldo non ha firmato la side letter che gli garantiva il recupero dei 3 stipendi. Il motivo non è noto, ma è un fatto che senza la sua firma non c'è carta con la quale Ronaldo possa reclamare quei soldi. Inoltre, Ronaldo ha firmato un documento nel 2021 in cui afferma di non avere più alcuna pendenza con la Juventus per passare al Manchester United. Questo documento è una zavorra ancora più pesante per la richiesta di Cristiano. Per questi motivi, i legali bianconeri si sentono piuttosto sicuri di vincere la causa. La mossa dell'entourage di Ronaldo appare un tentativo spericolato di ottenere quel denaro. Dybala, invece, ha ottenuto 3,5 milioni dalla Juventus, ma sulla base di una transazione per le opportunità mancate durante la lunga trattativa per il rinnovo del contratto. Se volete condividere la vostra opinione su questa questione, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.